Prego. Allora, innanzitutto stiamo parlando con Fabio Paracchini. Perfetto. Allora, il tema è l'intrattenimento, intrattenimento in comunicazione. Tutti sappiamo che la comunicazione è intrattenimento. Detto questo, volevamo capire come effettivamente l'intrattenimento potesse diventare un vero mezzo per fidelizzare il singolo. Abbiamo trovato, pensato a tre strade: il sorriso, il gioco e quella che è una motivazione personale, una ricarica personale. Secondo te ce n'è una che ha maggiori possibilità di riuscita nel fidelizzarti e fare in modo che appunto il tuo prodotto, il tuo servizio rimanga impresso nella mente del singolo, oppure no? Dunque, no, sì, secondo me sì, e l'intrattenimento al di là molto del messaggio del concept, sì, che ci deve essere, ecco. Sì, sì, sì. No, secondo me l'intrattenimento è molto interessante, ma è un pezzo, cioè un pezzo di coinvolgimento. Okay. Di cui fa parte tutto questo, sì, e secondo me a cappello di tutto questo, mm-hmm, l'utilità, nel senso che, sì, le marche hanno l'occasione in questo momento, secondo me, più che mai, di essere utili. Di essere, sì, utili, di essere utili alle persone. Essere utili può voler dire farti ridere, può, certo, voler farti giocare, ma può voler dire anche offrirti un servizio, farti starti accanto. Sì, ecco, diventare per cui, dipende dalla personalità della marca, esattamente come le persone. Ci sono persone, sì, che riescono a esserti vicine facendoli simpatici, sì, facendoti ridere, persone che riescono a esserti vicine dandoti un'indicazione stradale. Okay. E entrambe le cose sono preziose nel momento giusto, se a esercitare l'azione è la personal, certo, brand in questo caso giusta, e con la persona giusta. Se ti sto chiedendo un'indicazione stradale, se ho bisogno di un'indicazione stradale, sì, e tu mi racconti una barzelletta, non me ne frega un cazzo. Se invece, sì, ho voglia di ridere e tu mi spieghi per un quarto d'ora come arrivare al Duomo, non sono felicissimo. L'importante è fare la cosa giusta con la persona giusta e sapendo che la mia personalità di marca deve essere coerente. Certo. Quindi dipende molto dal prodotto o dal servizio che vai a comunicare o dall'azienda che è, cioè, dipende, sta sotto. Dipende da entrambe le cose, dal prodotto e dalla marca, nel, sì, senso che generalmente la personalità è legata alla marca, non, certo, sempre, poi per le case automobilistiche i modelli hanno un prodotto molto forte in quel caso, mentre per altri tipi di aziende è più, che so, Mulino Bianco che ha una, sì, personalità rispetto ai suoi prodotti. Certamente. Per cui dipende. L'importante è proprio la personalità. La personalità che più che mai sì, deve essere quella giusta, e soprattutto non può permettersi di, anche lì come alle feste, no? Quelli che fanno finta, li riconosci, sì, subito, cioè quelli che cercano di essere. Quindi l'autenticità, dici, che comunque paga, sì, anche in un intrattenimento che può essere una cosa che ti allevia, ti toglie dai tuoi pensieri momentaneamente. Ma ecco. Assolutamente, assolutamente. Anzi, proprio quando si vuole essere divertenti, l'autenticità è fondamentale. Perfetto, ti ringrazio, molto grazie, gentile. Grazie.